se non restasse ancora vivo il pregiudizio per il quale un poeta in dialetto è un minore, Raffaello Baldini sarebbe considerato da tutti quello che è, uno dei tre o quattro poeti più importanti d'Italia. Una signora si era avvicinata a lui e aveva detto: complimenti e grazie, ma che bello quello che ha letto, non sembrava neanche poesie. Lui dice: il dialetto per me è un animale parlante. Mi interessavano delle cose che succedevano in dialetto e le ho raccontate in dialetto, semplicemente. Quando recito le sue poesie è lì, viene fuori. È un poeta, quindi ogni singola parola è studiata, calibrata. È stata una fulminazione per me. Sono uscito di lì, mi sono comprato subito il libro, immediatamente. Avevo capito che era qualcosa che mi interessava, che mi piaceva, che forse anche che parlava di me.